Prosegue il nostro viaggio fra le tradizioni italiane legate al Natale più antiche e originali. Quella che scopriamo oggi è assolutamente unica. Ci porta in Puglia, in provincia di Brindisi. Contrario in Tokyo, ogni anno alle 6 del mattino del 24 dicembre, la Madonna bussa alla porta della Basilica Cattedrale di Oria, in provincia di Brindisi. Una tradizione natalizia unica che risale al 1800 e che viene mantenuta viva nella cittadina pugliese. Quando ancora non è sorta l'alba, i fedeli vengono richiamati dai rintocchi delle campane. È molto presto e fa freddo, ma il rito cosiddetto della Madonna Cattuzza alla porta, per la sua suggestione, è irrinunciabile. Emilio Pinto, presidente della Proloco di Oria. C'è questo momento si trappa fede, credenza, dove c'è la porta chiusa della chiesa e si sentono rintuzzare tre volte la Madonna bussa a questa porta. Dopo il terzo rintocco questa porta si apre, c'è la banda cittadina che accompagna l'immagine della Madonna suonando la pastorale, mentre la Madonna viene posta su un baldacchino sull'altare maggiore. La gente di Oria si prepara così a vivere poi la notte santa, quindi c'è questo momento particolare, ripeto, di pathos e tradizione in Oria. Angelus ad virginem subitans incomplam, virginis formidinem de mulces inquitam. La statua è quella della Madonna del Carmine, a cui però viene tolto il bambino per simboleggiare Maria Betlemme, intenta bussare invano alle porte delle locande. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore.